Buonasera e benvenuti virtualmente, ma sicuramente molto presenti a questo altro ciclo che l'Ateneo Veneto, anche in collaborazione con gli amici dei Musei e Monumenti Veneziani, organizza in occasione dell'annuale corso di storia veneta, che quest'anno è dedicato alle origini di Venezia e al mito di Venezia stessa, in occasione anche dei 1600 anni che si celebreranno a partire da marzo prossimo in poco. A me corre l'obbligo di portare i saluti della Presidenza, Presidente Scarante della Provincialità, e possibilità di entrare per motivi sanitari, e a mia volta anche i saluti degli amici dei musei. Ma prima di cominciare, di dare la parola al professor Viviano, che con tutti gli anni ha curato e dirigerà questo corso, ho il gradito compito di premiare nel corso della cerimonia di premiazione del premio Borlato. Il premio Borlato è intitolato da Achille Laura Borlato, due soci dell'Ateneo di origini istriane che hanno lasciato attraverso appunto Laura nel 2012, hanno lasciato un legato perché ogni 2 anni si potesse dare un premio, una ricerca originale sul Veneto e sull'Istria. Siamo giunti alla settima edizione, a partire dal 2012 il programma si è diventato biennale, intervallato con il Cavallarini, che ha dato il nostro premio per la Regione del Tuno, sulla Dalmazia invece di Giulio. E dicevo, è la settima edizione ed è stata un'edizione particolarmente importante. La commissione, che è composta dal professor Viggiano, professor Raines, il professor Filippo Maria Palladini, la dottoressa Semi, e il dottor Tonini e da me, ha trovato una decina di lavori particolarmente importanti in questo frangente così difficile per la nostra attività culturale e anche per la ricerca. In realtà abbiamo visto diverse opere, abbiamo fatto fatica a definirle e quest'oggi ne premiamo due, una a cui va il premio ed una a cui diamo una menzione d'onore. E vorrei cominciare da questa, che è ancora più virtuale, in quanto il dottor Umberto Cecchinato, che è stato insignito di questa menzione, che prevede la pubblicazione del suo saggio nella rivista dell'Ateneo Veneto. Il dottor Cecchinato sta a Berlino e lo vedete forse inquadrato via Skype. Il dottor Cecchinato ha scritto un saggio importante, viene anch'egli da una scuola importante come la Normale di Pisa, e questa è una sua elaborazione di una tesi specialistica su musica, corteggiamento e violenza, rituali festivi nella Venezia del Rinascimento. Ecco, dottor Cecchinato, quindi le faccio vedere, questo è il suo diploma d'onore che potrà prendersi appena ritornerà, se tornerà da queste parti, e che quindi le consegneremo in occasione poi anche della pubblicazione che verrà fatta sul prossimo numero della rivista. Passiamo ora al premio Gorlato, propriamente detto, che viene assegnato a Teresa Bernardi per il suo studio Mobilità femminile e pratiche di identificazione a Venezia in età moderna. Prego. Dottoressa, anche Teresa Bernardi viene dalla Normale di Pisa, dopo essere passata per Ca' Foscari e per Venezia. E vorrei ricordarlo, già al suo attivo qualche anno fa, un premio a cui in questo Ateneo siamo molto devoti, ed è il premio del Torre, che ha preceduto, ahimè, prima della sua scomparsa, la direzione di questo corso. E quindi le diamo l'occasione di pubblicare, ovviamente, le diamo la prima parte di un assegno, la seconda come da regolamento quando ci consegnerà il saggio, e la invitiamo, oltre a darle queste due cose, come dire, d'onore, anche un po' tangibili, se si può dare una mano anche ai giovani ricercatori, siamo qui, e le diamo anche la possibilità di dire due parole se avesse voglia e modalità. Prego, intanto complimenti, congratulazioni da tutti noi.
Prego. Dunque, io vorrei ringraziare la famiglia Gorlato, l'Ateneo Veneto e la commissione che ha giudicato il mio lavoro e quello degli altri partecipanti. Sono molto contenta di ricevere questo riconoscimento da parte di un'istituzione così importante per il tessuto sociale e culturale di Venezia, che sta attraversando un momento di seria difficoltà. E sono molto contenta di farlo nella città in cui sono cresciuta e in cui ho avuto la fortuna e ho la fortuna tuttora di condurre le mie ricerche, in particolare all'Archivio di Stato di Venezia e all'Archivio del Patriarcato. Aggiungo infine che è stato molto importante partecipare con un lavoro su una tematica di grande attualità. Infatti, durante gli anni di dottorato alla Scuola Normale ho avuto la possibilità di occuparmi di migrazioni, di mobilità, in particolar modo di mobilità femminile e anche, diciamo, dell'altra faccia del movimento, ovvero della stanzialità, delle pratiche di registrazione e di identificazione dei migranti e delle loro strategie di assimilazione all'interno degli spazi cittadini. Questo premio sarà senz'altro un ulteriore incentivo per la pubblicazione della monografia alla quale sto lavorando, quindi grazie, vi ringrazio. E aggiungo come motivazioni del premio che quello che ha colpito in particolare la commissione è stata la interdisciplinarietà del suo lavoro e la particolare attualizzazione, se posso dire, perché si sapeva che le donne in epoca storica, in epoca moderna, avevano una mobilità, soprattutto in certi periodi dell'anno all'interno della Repubblica e in certi territori, ma capire che esisteva tutto un meccanismo e una concezione migratoria, ecco, è una cosa che riletta oggi assume un aspetto sicuramente importante e quindi posso dire personalmente che ho molto imparato anche leggendola, quindi siamo contenti di questo. Allora, adesso continuiamo e passiamo anche al secondo più importante momento, che è quello del corso di storia veneta. Il corso quest'anno è stato pensato, ora il professor Vigiano lo introdurrà, proprio in vista di quello che sarà un po' la riflessione storica sui 1600 anni, veri, presunti, non importa, sappiamo che la storia si fa spesso anche con gli anniversari. Ma soprattutto quello che è importante è che ancora una volta queste cose, queste attività, queste conferenze permettono di fare rete tra le istituzioni, in questo caso l'Ateneo e gli Amici dei Musei, perché bisogna andare oltre, cercare non solo di far vedere che siamo vivi, e questo cerchiamo tutti di farlo, ma anche di essere vivi culturalmente, perché non si può chiudere e chiudersi in se stessi in questo momento così difficile e così pericoloso. Quindi apriamo questo corso e apriamo soprattutto le nostre menti. La parola al professor Vigiano. Grazie Michele. Spendo soltanto due parole per introdurre il corso di storia veneta. Abbiamo deciso di non interrompere una consuetudine antica, molto risalente. Il corso di storia veneta non ha conosciuto soluzioni di continuità neppure in periodi molto più difficili nella storia della città e dei suoi abitanti. E quindi ci sembrava opportuno anche per questo non cambiare registro, e anche abbiamo cercato di dare una piccola testimonianza, se vogliamo, di una presenza culturale all'interno di un tessuto cittadino così stimolante ad ogni angolo, ad ogni calle, potremmo dire, ma in realtà così povero di iniziative. Non è questo il luogo e non è il mio carattere fare polemiche, ma tutti avete presente la discussione che è in corso sulla chiusura dei musei civici e i ricercatori, soprattutto i giovani ricercatori, le giovani ricercatrici come quella oggi premiata, hanno la necessità di frequentare archivi, biblioteche,
luoghi di ricerca la cui frequentazione oggi o è impedita o è difficilmente possibile. Allora, due parole sul corso. Le origini di Venezia. Perché si avverte in diversi periodi della storia, e anche ciascuno di noi, forse nella sua esperienza personale, la necessità di risalire ad un'origine, ad una scaturigine, per comprendere un fenomeno, una realtà più o meno complessa. Forse sarebbe interessante fare un corso su questo, cioè sulle motivazioni culturali, antropologiche, psicologiche, che spingono gli individui a focalizzare la loro attenzione su questo aspetto, che non è così immediato, forse. Un grande storico, forse il più grande storico del Novecento, Marc Bloch, in una sua opera molto letta, L'apologia della storia, polemizzava, discuteva quello che lui definiva l'idolo delle origini, e cioè questa ricorrente attenzione, soprattutto nei terribili anni 30 del secolo scorso, ma anche ovviamente nel corso dell'Ottocento, questa attenzione degli storici a questa specie di mania, di fissazione, forse di perversione, nella ricerca delle origini. Ma il grande storico francese cercava anche di offrire qualche spiegazione, non totalmente negativa. Certo, c'era la parte nera, il dark side, diciamo così, di questa ricerca delle origini. Il nazionalismo ottocentesco, novecentesco, si stava nutrendo di questa ricerca di caratteri essenziali, etnicamente puri, che stavano all'origine delle nazioni e degli stati. Questo sappiamo quanti danni ha fatto nella storia della nostra civiltà. Ma c'era anche, per così dire, un altro aspetto che Marc Bloch cercava di interpretare con una visione più ampia, diciamo così, della psicologia degli umani. E nel corso di un capitolo in cui discuteva di questo mito delle origini, cercava di definire anche la natura di appetiti intellettuali, questo era il termine che lui usava, e tra questi c'era questa sorta di cosa sono le nostre origini, quali sono le nostre origini, che secondo lui erano legati ad una sorta di costante umana. Quella che lui definiva con un altro termine, con un'altra frase che mi piace citare. Rientrava cioè in quella serie di attività che potevano aiutare a vivere meglio. Questa mi sembra una frase notevole, forse troppo ottimistica, forse oggi lontana dal comune sentire, ma che vale la pena di riportare così in esergo a questo corso. Abbiamo pensato di articolare questo corso in quattro lezioni che in realtà sono due microcorsi, cioè due lezioni speculari che si incrociano. Le prime due, la prima tra pochi minuti ci parlerà il professor Stefano Gasparri dell'Università di Venezia, le origini di Venezia dal Ducato bizantino alla nascita della città, ed è centrata su questo tema, dunque sul tema storico, e anche voi sapete che questa è una costante un po' del nostro corso, quello di cercare di mettere in evidenza, di chiarire, di raccontare quali sono le fonti, no? Quali sono i documenti che servono allo storico per riflettere o per costruire la sua narrazione. Alla lezione di Stefano Gasparri seguirà quella di un archeologo, Diego Calaon, che è tra coloro i quali stanno contribuendo a un rinnovamento, a una ridiscussione dei canoni fondamentali di questo tema, del nostro tema, il tema che dà titolo al corso, appunto attraverso nuovi metodi di indagine e nuove questioni che gli archeologi pongono nel corso della loro ricerca.
Questo intreccio tra due discipline, storia e archeologia, è necessario, è assolutamente necessario, se ci appunto spostiamo ai tempi delle origini. Ha fatto bene Michele Gottardi a dire, forse dare una data è un po' rischioso, ma insomma, a origini comunque molto lontane. Sappiamo tra l'altro, lo dico tra parentesi, che il mito delle origini non è necessariamente legato ad una cronologia precisa, anzi, la ricerca del mito molto spesso rafforza, come dire, la sua evidenza, la sua forza rappresentativa, proprio collocando l'origine di un evento, di una storia, di un'istituzione, di una città in un'età vaga, indefinita. Marin Sanudo, quando voleva glorificare nella sua operetta le origini di Venezia, sull'origine del sito del magistrato della città di Venezia, scritta alla fine del Cinquecento, voleva localizzare quella che secondo lui era una delle più importanti magistrature del panorama politico-costituzionale veneziano, e cioè la Vogaria di Comun, diceva: la Vogaria di Comun è così antica che le cronache e i documenti ne hanno perso la memoria. Le prime due lezioni sono queste, poi avremo altre due lezioni a coppia che ci mostrano esattamente l'origine del discorso sull'origine di Venezia. E sono tenute anche qui da due amici, Mario Infelise e Daria Perocco, anzi Daria Perocco, che ci parleranno di questa incidenza del discorso sull'origine nella letteratura veneziana. No, scusate, ho detto Mario Infelise. Ho confuso. Tagliaferro, storico dell'arte, che allora uno, scusate il lapsus, questo è terribile in diretta quando siamo in streaming con tanti amici lontani e tanti sconosciuti, e questi sono i problemi dello streaming, perché quando si è senza l'obbligo delle telecamere ci si fa una bella risata e finisce lì, invece questo rimarrà come memoria dell'origine di questo corso. Ecco, quindi, è terribile, va bene. Detto questo, Tagliaferro invece ci mostrerà il programma iconografico, ideologico, così forte e così importante per Venezia, leggendo testimonianze presenti nel Palazzo Ducale. Rimarrebbe una quinta puntata che non abbiamo fatto e di cui rubo veramente ancora due minuti alla vostra pazienza, perché è importante, la segnalo solo e meriterà di essere messa, come dire, all'ordine del giorno per una discussione che magari si svilupperà anche partendo da quanto diremo in quest'aula, e cioè l'incidenza del mito nel discorso, diciamo così, del diritto e della politica, che nell'età moderna e nell'età medievale sono così strettamente intrecciate, diritto e politica. Uno dei motivi dell'origine del mito di Venezia è questo: quello della libertà della città è fondata sul mare, e cioè è una sorta di libertà che si autofonda, che si autodetermina, che non è data da un potere esterno, quello dell'imperatore, quello del papa o quello di qualsiasi altro principe. La circolarità di questa immagine, non soltanto dunque il suo sviluppo, la sua configurazione all'interno di un discorso alto, quello del diritto, è tale che la possiamo ritrovare in una miriade di testimonianze, potremmo dire, quotidiane. Un'operetta quasi ignota, scritta da un letrato spagnolo, in italiano, del 1640, questo signore si chiamava Pedro Romero, sarebbe da fare una piccola indagine, se per caso anche questo non è uno dei clamorosi falsi tipici dell'epoca in cui questa operetta è scritta, cioè il 1640. Ma il titolo è già suggestivo e dice: Venezia, con la T naturalmente come si usava, eviterna. Io all'inizio pensavo ad un lapsus, ma poi leggendo l'introduzione di questo scrittore, lì c'è la spiegazione. Cosa vuol dire eviterna? È una specie di anagramma imperfetto, e cioè aggiungendo una semplice R,
perché non c'è ovviamente in Venezia, si può comporre Eviterna. Venezia dunque è una città immortale fin nel suo nome. L'origine dell'immortalità veneziana sta nel suo etimo. E è interessante la frase che dice, come dire, che racconta questa sorta di paradigma, di cliché sulla originarietà della libertà veneziana. Questa è l'insigne Venezia, scrive Pedro Romero, città che per essere nel mare fondata non è di nessun principe, ma solo di Dio e di sé medesima. Ora, questa sorta di questo ha tutta un'origine nel diritto comune, non stiamo a dirlo, è una roba complicatissima che viene ripreso poi appunto già nel corso del 400 e poi nel corso delle lotte di Venezia contro il Papa di Roma, nel corso delle guerre d'Italia e tante altre cose, ma può essere, come dire, usato in moltissimi modi, anche in una sorta, così, in una sorta di piaggeria, di offerta di deferenza che questo spagnolo, per motivi che a me sono ignoti, per mia ignoranza, questa deferenza che lo scrittore fa nei confronti di un nobile veneziano che doveva proteggerlo. Non voglio andare oltre, le vie del mito e del discorso sulle origini dunque sono infinite, potremmo dire, e speriamo nel corso di queste lezioni di riuscire a scorgerne almeno alcune. Ringrazio l'Ateneo per la possibilità che mi ha dato e che ci ha dato di poterne tenere questo corso e soprattutto ringrazio tutti quanti, tutte quante, vi siete messi e messe in comunicazione, in ascolto oggi. Il numero è molto maggiore in realtà da quel che mi dicono, vedo dei segni, 400 mi sembra, fa un po', confermato, 400, moltissimo, di solito ci sono, quando va bene, 100, 120, 150 presenti, e quindi fa molto piacere. Questo ci insegna che nei momenti di crisi e di necessità si può aguzzare l'ingegno e quindi forse il suggerimento, ne parlavamo con Marina Niero, che ringrazio sempre, Silva Menetto, Michele Gottardi, si potrebbe anche pensare di, come dire, di procedere anche nei prossimi anni nella duplice veste, almeno ovviamente accogliendo il pubblico, che fa sempre un gran piacere, ma anche consentendo a chi è più lontano. Questa mattina un amico fiorentino mi ha comunicato che si sarebbe messo in contatto con noi, dando anche la possibilità a chi è lontano di poter assistere a questo corso. Grazie Stefano, grazie anche per aver accettato l'invito, e a te la parola. Grazie, anch'io ringrazio l'Ateneo per questo invito, ringrazio Alfredo Viggiano in particolare, e anche ringrazio per avermi consentito di fare questa lezione senza mascherina, perché sarebbe stato veramente difficile. Questo è un tema che a me sta molto a cuore e quindi ho particolare piacere nel tenere questa lezione. Oggi cercherò di tracciare le origini di Venezia utilizzando solo le fonti storiche più antiche, lasciando da parte invece i testi storici di secoli troppo tardi e lontani dagli avvenimenti, quelli sui quali si è costruita proprio buona parte delle leggende del mito di Venezia, di cui si è parlato adesso. Leggende e mito, quindi, che io lascerò fuori assolutamente dalla mia esposizione, tranne che per qualche accenno indispensabile. Pur avendo ben presenti anche gli sviluppi della ricerca archeologica, mi limiterò alle sue fonti scritte, perché poi parlerà Diego Calon della ricerca archeologica più recente. Fra le fonti scritte, una guida insostituibile, qui è scomparso tutto, ma pazienza. Una guida insostituibile è rappresentata dalla cronaca anonima scritta intorno all'anno 1000 e attribuita ad un Giovanni Diacono, un testo però famoso, che è da utilizzare con molta cautela, sia per i motivi legati al testo stesso e alla sua tradizione, sia per gli obiettivi politici del suo probabile autore, che era un collaboratore del doge Pietro II Orseolo. Prima di cominciare voglio sottolineare un fatto ovvio, ma è bene farlo. A lungo, nella parte più antica della sua storia, Venezia come città non esisteva. È un po' come dire che all'inizio bisogna fare la storia di Venezia senza Venezia.
La formazione di Venezia Città è un lungo processo che andò di pari passo con lo sviluppo delle sue istituzioni. Il fascino dello studio di questo processo deriva dal fatto che esso ci mette di fronte alla nascita di una città nuova in un paese, l'Italia, dove tutte le città erano invece antiche e in un periodo, l'Alto Medioevo, ossia subito dopo la fine del mondo romano, in cui, è una cosa sbagliata però lo si dice sempre, in cui ci sarebbe stata la morte delle città. Questa è un'affermazione sbagliata perché le città non morirono nell'Alto Medioevo, però è vero che alcune effettivamente furono abbandonate e proprio nel nord-est dell'Italia ce ne furono un certo numero. E le altre che sopravvissero furono ridotte in estensione, in popolazione e ricchezza. Ed è proprio in questo periodo, quindi di crisi quantomeno delle città, invece che si pongono le basi per la nascita di una città come Venezia, destinata ad uno straordinario sviluppo. In questa contraddizione sta tutta la sfida che è di fronte allo storico che voglia studiarne le origini. È d'obbligo iniziare con una frase di Paolo Diacono, lo storico dei Longobardi, che scrisse la sua storia poco prima dell'anno 800. Paolo sta parlando dei progressi dell'invasione longobarda guidata dal re Alboino, vedete qui il brano, e cioè degli anni immediatamente successivi al 568. Come vedete nella slide, Paolo afferma che allora la Venezia era una vasta regione, mentre invece la sua epoca, verso la fine del secolo VIII, 200 anni abbondanti più tardi, essa era formata solo da poche isole. Ciò significa che il passaggio dalla Venezia regione alla Venezia lagunare all'epoca di Paolo si era già compiuto ed era avvenuto in quel lasso di tempo, in quei 200 anni. Attenzione però, questo non significa ancora la nascita della Venezia città. Cerchiamo di capire che cosa era successo. Nel V secolo, quando erano ancora in piedi i quadri amministrativi dell'Impero Romano, l'Italia del Nord-Est costituiva l'ottava provincia con il nome di Venezia e Istria. Il suo territorio a occidente arrivava fino al corso del fiume Adda ed è interessante sottolineare il fatto che siamo di fronte a un confine che tornerà in un futuro molto lontano, quando tutto il territorio di cui stiamo parlando sarà di nuovo unificato dopo secoli dall'espansione territoriale dello Stato veneziano. A oriente invece, come vedete, arrivava fino all'Istria, non fino alla Pannonia, come aveva detto Paolo Diacono erroneamente nel passo che avete visto prima. Nell'Alto Medioevo, l'organizzazione territoriale romana, questa che voi vedete, sparì in tutta Italia, ma il rivolgimento nel nord-est della penisola avvenne con particolare forza, anzi sotto urti molto violenti. Un fatto questo che si spiega facilmente, visto che le terre nord-orientali erano le più esposte alle invasioni. Come scriveva sempre Paolo Diacono, e cito, tutta l'Italia, che si estende verso mezzogiorno, o meglio verso sud-est, è circondata dalle acque del mare, Tirreno da una parte, Adriatico dall'altra, e a occidente e settentrione è chiusa dalla catena delle Alpi, in modo che non si può entrare in essa se non attraverso passaggi strettissimi o salendo sulle cime dei monti. Invece, dalla parte orientale, dove si congiunge con la Pannonia, ha un ingresso anche troppo aperto e del tutto agevole. E in effetti fu proprio dalla parte orientale, attraverso le Alpi Giulie, che nel V e VI secolo entrarono in Italia, provenienti dall'est, tutti gli invasori barbarici, Visigoti, Unni, Ostrogoti e infine i Longobardi. Nonostante la presenza della linea di fortificazioni romani sulle Alpi, il Tractus Italia circa Alpes, la contiguità con la Pannonia, dunque la Pannonia corrispondeva più o meno alle attuali Slovenia e Ungheria, dicevo, la contiguità con la Pannonia, che era l'area più turbolenta dal punto di vista dell'attivismo militare delle popolazioni barbariche, unita alla debolezza delle difese naturali, condannò il nord-est a essere la porta attraverso la quale entrarono gli invasori dell'Italia. In conseguenza di questi fatti, il destino della grande regione che andava dalla penisola istriana fino al cuore della Pianura Padana, come abbiamo già visto dal passo di Paolo Diacono, era quello di conoscere una profonda frattura al suo interno, premessa lontana per il successivo sorgere di Venezia. Quando si verificò la prima discontinuità forte con il passato romano? La tradizione veneziana, come abbiamo visto anche con Venezia 1600,
ha collocato a lungo al centro della sua narrazione delle origini l'invasione avvenuta alla metà del V secolo degli Unni di Attila, ai quali si deve il saccheggio di Aquileia, che unitamente al progressivo impaludamento del porto avrebbe contribuito ad avviare quella città verso un lento declino. Sempre secondo questa narrazione tradizionale, in conseguenza delle scorrerie di Attila ci sarebbe stata una fuga delle popolazioni padane verso la laguna sotto la guida dei propri vescovi per sottrarsi alla furia dei barbari. Questa però era solo una leggenda che purtroppo è stata riproposta in modo acritico dalla storiografia italiana fino a tempi piuttosto recenti. Bisogna riconoscere comunque che era una leggenda con radici antiche, perché era stata narrata per la prima volta dall'imperatore bizantino Costantino Porfirogenito alla metà circa del secolo X, nella sua descrizione delle province dell'impero delle quali, secondo lui, faceva parte Venezia. Ed è probabile che Costantino narrasse questa storia avendo udita da mercanti veneziani in vista a Costantinopoli e che dunque a Venezia stessa si narrasse allora questa origine mitica della città. Un'origine che, secondo questo racconto, sarebbe stata totalmente autonoma, libera, fin dai suoi inizi. Era una narrazione che corrispondeva agli interessi della classe dirigente di Venezia, desiderosa di affrancarsi del tutto dai poteri politici della terraferma, l'impero occidentale in primo luogo. La realtà storica, però, era diversa e sarebbe bastato dare retta a Paolo Diacono, che aveva collocato i grandi cambiamenti dopo il 568, o anche a Giovanni Diacono, che in questo lo seguì fedelmente, per capire che la prima forte rottura dei quadri territoriali fu rappresentata solo dall'invasione longobarda. Anche in riferimento a questi fatti, ovvio, la tradizione veneziana dei secoli successivi, così come ha fatto per Attila, creò la leggenda della fuga delle popolazioni verso la laguna. In entrambe le versioni, quella di Attila e quella dei Longobardi, l'idea della fuga in massa di intere popolazioni davanti ai barbari trascura di riflettere che un fatto simile non si era mai verificato altrove in Italia o fuori di essa, anche per la penisola balcanica è stato in tempi recenti riproposto qualcosa del genere. Oltretutto, e qui vediamo un discorso più diretto sulla laguna, la laguna non era affatto disabitata. E quindi io farei adesso una parentesi per presentare un testo famosissimo, sempre citato a proposito delle origini di Venezia. E qui nella slide ho inserito alcune frasi famose di questo testo. Nel 537 o 38, Cassiodoro, ministro del re Goto Vitige, scrisse una lettera indirizzata ai tribuni marittimi, ordinando loro di far trasportare con le loro navi il vino e l'olio dell'Istria a Ravenna per rifornire l'esercito goto, che in quel momento era in guerra contro Bisanzio, che voleva riconquistare la penisola italiana strappandola agli ostrogoti che la governavano ormai da mezzo secolo. Coloro che dovevano compiere il trasporto erano precisamente gli abitanti della laguna. Nella lettera Cassiodoro, che esalta le doti marinare dei più antichi veneziani, scrive che le loro case sembravano nidi di uccelli acquatici sparsi in mezzo al mare e tuttavia non erano opera della natura, bensì degli uomini. Infatti, scrive, in quei luoghi la consistenza del suolo è resa più solida da intrecci di rami flessibili e non si esita a opporre questa fragile difesa alle onde marine. Siamo di fronte a una società provvista di pochi mezzi, ma egualitaria, perché l'unica cosa che c'è in abbondanza è il pesce che sfama tutti. Una ricchezza però c'è ed è il sale, come vedete lì, del cui commercio vivono gli abitanti della laguna. Cassiodoro conclude con un'esortazione finale a fare in fretta, incitando i tribuni a riparare, cito, le navi che tenete legate alle pareti delle vostre case come animali. Anche nella slide. Un'immagine forte che in poche parole descrive una società basata sull'acqua e non sulla terra, qual erano invece le sue vicine. Qui vedete un'illustrazione di un codice cartaceo della Marciana che ci ricorda fortemente la descrizione che Cassiodoro ci ha lasciato dell'ambiente lagunare. Una descrizione che anche al netto della retorica sull'uguaglianza della povertà degli antichi veneziani è straordinaria. Le case costruite su una terra continuamente ricoperta dalle onde e faticosamente consolidata con legna e rami. Le barche attaccate davanti alle case, basse e adatte alla navigazione fluviale e endolagunare, talvolta trascinate da terra dai marinai lungo i canali interni. I compiti di trasporto, la produzione del sale,
Insomma, diciamo, non c'è da stupirsi che questa lettera è uno dei primi, se non il primo testo che viene presentato da chiunque scriva qualcosa sulle origini di Venezia. Le parole di Cassiodoro non sono solo affascinanti ed evocative, ci propongono anche dati concreti, ci danno testimonianze della presenza di una popolazione lagunare stabile, dedita alla pesca e al commercio del sale, e però inserita nel sistema politico-militare della terraferma. I tribuni, ai quali si rivolge Cassiodoro, erano degli ufficiali dell'esercito, un sistema politico-militare che allora era goto, ma che ben presto tornerà sotto controllo imperiale bizantino dopo la sconfitta dei Goti intorno al 550. Il fatto decisivo, però, che provocò la fine della Venezia d'Istria nella sua antica e vasta estensione territoriale fu, come abbiamo detto, un altro, e fu la conquista da parte dei Longobardi di buona parte dell'Italia. I Longobardi entrarono in Italia nel 568 dalle Alpi Giulie provenienti dalla Pannonia. La risposta dei Bizantini, che avevano riconquistato l'Italia da almeno 20 anni, fu molto debole. Nel suo movimento in direzione ovest, verso la pianura padana, l'occupazione longobarda lasciò dietro di sé l'area costiera adriatica. Questa fascia territoriale, molto ridotta, che si affacciava sull'Adriatico settentrionale, rimase bizantina e conservò il nome Venezia, o Venezie al plurale. L'entroterra divenne invece parte del regno longobardo. Ed è proprio a causa di questa divisione che divenne permanente, e non nel senso romantico della fuga verso le inaccessibili lagune da parte dei profughi delle città padane, che possiamo affermare che l'invasione dei Longobardi ha posto davvero le premesse per la nascita di Venezia. Questo è un primo punto fermo. La Venezia e l'Istria furono sottoposte a lungo a una dura pressione militare da parte dei Longobardi, che spinsero sempre più i bizantini verso la costa e il mare. La spinta longobarda si avviò con il re Agilulfo, che conquistò Padova, Monselice e Mantova nei primissimi anni del secolo VII e proseguì poi con i regni di Rotari e di Grimoaldo, che con due diverse campagne nel 639 e 669 si impadronirono di Oderzo, che era divenuto il caposaldo bizantino di ciò che restava dell'antica Venezia d'Istria. È presumibile che dopo questa data, dopo questa sconfitta, il comando militare dell'impero nel nord-est sia stato spostato a Cittanova, presso l'odierna Eraclea, un centro di nuova costituzione. A questo proposito, la testimonianza delle fonti è tarda, ma è attendibile. Cittanova, che era destinata ad avere grande importanza nella più antica storia di Venezia, è chiamata città nelle fonti scritte, in realtà non aveva vere caratteristiche cittadine. Del resto, la fondazione di una città sarebbe stata al di là delle forze a disposizione delle autorità bizantine in quel momento. Cittanova era costituita da un centro principale, costruito su basi più antiche a carattere monumentale, che controllava dal punto di vista militare un territorio formato da piccoli insediamenti rurali. La natura monumentale del centro, dotato di una grande basilica, si spiega con la presenza di un vescovo e accanto ad esso del comandante delle truppe imperiali. Cittanova si trovava più a sud di Oderzo e più vicino alla costa. La riduzione territoriale della Venezia e il suo orientarsi sempre più in direzione della costa era dunque un fenomeno costante e che appariva già difficilmente arrestabile. In tutto questo periodo, diciamo tra il VI e poi per arrivare all'VIII secolo, le forze imperiali in Italia furono sempre in grandi difficoltà, in quanto Bisanzio doveva combattere in Oriente per la sua stessa sopravvivenza, contro persiani, avari, slavi, arabi. Per questo motivo, subito dopo la conquista longobarda, tutte le terre italiane rimaste sotto l'impero erano state accorpate in una struttura a comando militare, l'esarcato, lo vedete lì, sotto al Veneto, c'è Ravenna, che era il centro. Con capitale a Ravenna, dove risiedeva il rappresentante dell'imperatore, l'esarca, che governava in modo diretto un territorio che, come si vede, all'inizio era molto ampio, arrivava fino a Roma e anche fino, diciamo, ai confini della Campania. Le altre terre bizantine avevano un rapporto più indiretto con l'esarca, anche se dipendevano sempre dall'esarca. La posizione della Venezia all'interno dell'esarcato non è del tutto chiara. Una cosa però appare sicura: in questa fase l'unica sua vera struttura portante fu quella militare. Data la presenza di una frontiera molto difficile, questo non è un fatto strano. Quello che restava della provincia passò sotto il totale controllo della gerarchia militare e divenne un ducato.
Al vertice della Venezia, come negli altri territori che dipendevano dall'esarcato, c'erano ufficiali che portavano il titolo di duca, oppure dux in latino, oppure magister militum, che vuol dire letteralmente maestro dei soldati. Un'alta carica militare, inizialmente tra queste due cariche c'era una certa differenza, che però nei secoli in cui stiamo occupando si attenuò fino a sparire. Una prova della presenza nella laguna di un'importante gerarchia militare ci viene dalla famosa epigrafe, che tutti conoscono, che è situata nella chiesa di Santa Maria di Torcello, che è databile tra il 1 settembre e il 5 ottobre del 639, che si trova ancora nella chiesa, sia pure in giacitura non primaria, visto che l'attuale edificio è molto successivo. Il testo, che è questo, è breve ma è molto importante. L'epigrafe ci dice che la chiesa di Santa Maria fu fondata da Maurizio Glorioso Magister Militum, che è il più antico comandante bizantino della laguna, di cui rimane una traccia sicura nelle fonti. L'altra informazione interessante dell'epigrafe è che la fondazione della chiesa era stata ordinata dall'esarca Isacio, che era un armeno. Gli altri funzionari, in parte anche i soldati, allora venivano dall'Oriente. Maurizio aveva eseguito l'ordine dedicando la chiesa per i suoi meriti, i meriti di Isacco, e quelli del suo esercito. Questo potrebbe suggerire un coinvolgimento diretto di Isacio nella difesa della laguna, che in quel periodo, come abbiamo visto, era sotto l'attacco del re Rotari, che prese Oderzo per la prima volta proprio quell'anno. La presenza di Isacio a Venezia quindi è probabile, conferma il valore della difesa militare di quello che era rimasto della Venezia e Istria, ossia il Ducato veneziano. Non ci sono altre tracce significative della presenza di un magister militum o di un duca nella laguna fino all'inizio dell'VIII secolo. Questo fa capire quanto sono parziali e scarse le nostre fonti. A quest'ultimo periodo, cioè all'inizio dell'VIII secolo, appartiene una storia importante, la storia dell'elezione del primo doge, sia detto fra virgolette doge, naturalmente. Storia che è narrata nella più antica cronaca veneziana, quella di Giovanni Diacono, che ho già citato. La questione è di importanza decisiva e non solo simbolica. Infatti, tutte le più antiche istituzioni veneziane sono evanescenti, non le conosciamo. E l'unica che da questo momento in poi appare in primo piano è quella del duca. Quindi bisogna usare questa istituzione come una specie di fossile guida. E quindi ha un senso andare alla ricerca del primo doge, intendendo con quest'ultima parola il primo duca che i veneziani elessero indipendentemente da Bisanzio. Questo è il passo di Giovanni. Giovanni racconta che durante il governo di Anastasio II a Bisanzio, del Longobardo e del Prandio in Italia, tutti i venetici si riunirono in assemblea a Cittanova, o Eraclea, insomma, insieme al patriarca di grado e ai vescovi, e stabilirono che d'ora in poi sarebbe stato il più onorevole per loro essere sottoposti ai duchi invece che ai tribuni. Pertanto, dopo un'attenta discussione, eressero come duca un certo Paulicio, al quale promisero fedeltà. Secondo Giovanni, Paulicio era un uomo giusto, che governò con giustizia, e che poi firmò un importante trattato di pace con il re Longobardo, Liutprando, le cui disposizioni erano in vigore ancora ai tempi di Giovanni, intorno all'anno 1000. Il cronista aggiunge che Paulicio stabilì anche i confini del territorio di Cittanova. Sovrapponendo gli anni di governo di Anastasio e di Liutprando, si ottiene come possibile data dell'elezione di Paulicio un anno tra il 713, data tradizionalmente accettata, e il 715. Nei capitoli precedenti della sua cronaca, Giovanni aveva presentato un quadro caratterizzato dalle aspre lotte della popolazione locale contro i Longobardi. Secondo lui, fino a quel momento, la Venezia era stata governata dai tribuni. Questi ultimi, abbiamo visto, erano degli ufficiali dell'esercito e la loro presenza è effettivamente testimoniata nell'area lagunare. Ma sappiamo che i tribuni, in tutta l'Italia bizantina, erano sottoposti ai duchi locali, non erano certo alla testa delle singole regioni militari bizantine. In sostanza, Giovanni non ci fornisce alcuna informazione realmente attendibile sul prima. L'elezione di Paulicio è la prima pietra su cui lui costruisce la storia della città di Venezia. Tuttavia, nonostante l'importanza di questa notizia, il suo è in gran parte un racconto di fantasia, che ignora volutamente, ad esempio, il fatto, che ho già presentato, che la Venezia fino allora era stato un ducato bizantino e presenta la sua storia come se Venezia fosse stata sempre completamente indipendente da qualsiasi potere esterno.
Nonostante tutte le critiche, il racconto di Giovanni meriterebbe di essere esaminato in dettaglio, cosa che evidentemente non posso fare qui adesso. Dirò solo che tutto il passo che riguarda le lezioni di Paulicio è stato costruito da Giovanni rielaborando le informazioni che aveva ottenuto da un'altra fonte, e cioè due capitoli contenuti nel patto di Lotario dell'840. Questo patto, molto importante, sarà a lungo interpretato come il primo riconoscimento ufficiale dell'indipendenza veneziana. In realtà si trattava solo di un patto tra i veneziani e i loro vicini, gli abitanti del Regno Italico, un patto che l'imperatore Franco Lotario aveva fatto redigere su richiesta del duca Pietro Tradonico per mettere ordine nelle zone di confine del suo impero. Come vedete, in questi due capitoli contenuti nel patto si parla solo dei confini del territorio di Cittanova, ovviamente Cittanova che faceva parte del Ducato Bizantino confinava con il Regno, e poi del libero pascolo delle greggi. Entrambe le norme risalivano all'età di Liutprando. Giovanni, come collaboratore di Pietro II Orseolo, frequentava il Palazzo Ducale, la Cancelleria, l'Archivio e aveva potuto leggere il patto di Lotario. Era quasi certamente quella la sua unica fonte per gli eventi del 713. Ma in essa non si parlava affatto dell'elezione di un duca, quella è un'invenzione pura e semplice di Giovanni. Resta comunque un fatto, e cioè che nel patto viene nominato un duca Paulicio, e quindi il dubbio se era davvero il primo duca veneziano indipendente può essere lecito. La questione anche qui andrebbe analizzata in maniera molto particolareggiata. La mia opinione comunque è molto semplice ed è questa. Siamo di fronte all'istituzione all'età di Liutprando dei confini tra il Regno e il Ducato veneziano. Si trattò di un patto bilaterale longobardo-bizantino che fu confermato in seguito dall'altro re longobardo Astolfo. Ora, per dare validità ad un accordo sui confini, bisogna che siano presenti entrambe le parti. A livello locale, come vediamo nel capitolo 26, i due attori presenti erano Marcello, che è chiamato Magister Militum, e il Duca Paulicio. Il primo, ovviamente, era il Magister Militum delle Venezie. E allora il secondo, Paulicio, era un duca, sì, ma non poteva essere altro che un duca longobardo. Il nome Paulicio adesso esiste nel Regno Longobardo. Forse era il duca di Treviso, il ducato longobardo più vicino al confine con quello veneziano. Lo stesso Paulicio poi, da parte longobarda, si era accordato con gli abitanti di Cittanova per quello che riguardava il pascolo delle greggi nell'area del reciproco confine. In questa maniera tutta la storia viene smontata. Quella di Giovanni Diacono e di Paulicio è una falsa partenza e va messa da parte. Per vedere i veri inizi dell'autonomia del Ducato veneziano bisogna aspettare ancora qualche anno, arrivare al 726-727, quando nell'Italia bizantina ci fu la rivolta contro le decisioni dell'imperatore Leone III che aveva abbracciato l'eresia iconoclasta, il che vuol dire che sosteneva la necessità di distruggere le immagini sacre perché la loro adorazione sarebbe stata una forma di idolatria. L'intera Italia bizantina, sotto la spinta del Papa Gregorio II, si ribellò e molti ducati furono eletti dai ranghi superiori dell'esercito dei duchi ostili all'imperatore. Vedete qui due testimonianze, la vita di Gregorio II e ancora Paolo Diaco. Bisogna tenere presente che ormai a questa data l'esercito era reclutato in buona parte localmente e così lo erano anche molti ufficiali che costituivano l'aristocrazia locale. A Venezia fu eletto allora come duca Orso, fu lui probabilmente il primo duca eletto in modo autonomo in Laguna. Ce ne parlano non solo Giovanni Diacono, che è affidabile in un certo punto, ma anche fonti di parte papale. Vedete una lettera che Gregorio II scrisse al duca Orso in quegli anni. Quindi primo duca probabilmente autonomo è questo qua. Questo non vuol dire che Venezia fosse diventata indipendente. Una volta passata la crisi iconoclasta, Bisanzio riuscì molto probabilmente a esercitare di nuovo per un certo periodo un'influenza abbastanza forte sul Ducato. Giovanni Diacono, che non vuole mai ammettere la dipendenza di Venezia da Bisanzio, ci dà notizia di questo in modo oscuro, parlando di funzionari che in certi periodi avrebbero affiancato i duchi, i tribuni, oppure avrebbero sostituiti ancora i magistri militum. Tutto è molto oscuro. Il cronista propone anche una serie di nomi di duchi successori di Orso. Ma è inutile cercare di cogliere i tratti di questi personaggi che sono molto, sì, molto evanescenti, insomma, privi di consistenza storica. Quello che mi importa sottolineare è il fatto che ormai, nonostante tutti i tentativi e i temporanei ritorni di Bisanzio,
dopo gli eventi di questa crisi che abbiamo descritto, gli equilibri tra la periferia veneziana e il centro imperiale si erano modificati, non torneranno più come erano prima. Quindi questa è una rottura molto importante. Inoltre, e qui andiamo più avanti, non molti anni dopo, nella seconda metà del secolo VIII, accadono due fatti. Dapprima i Longobardi conquistarono Ravenna, attenzione perché qui si parlava di conquista di Ravenna anche nel 735, questa è una prima conquista, quella definitiva fu nel 751. Con la presa della città crollò tutto l'esarcato bizantino. Poi, a loro volta, i Franchi con Carlo Magno nel 774 conquistarono il regno longobardo e inglobarono nel loro dominio sia Ravenna che in parte la stessa Roma. Come conseguenza di questa situazione, Venezia dovette contare solo su se stessa e la sua autonomia si consolidò nei fatti, mentre Bisanzio era sempre più lontana e Venezia doveva confrontarsi con il nuovo potere dei Carolingi, degli imperatori occidentali. Nel Ducato, con il lungo governo di Maurizio Galbaio, forse eletto a Malamocco nel 764, apparve allora per la prima volta l'istituzione della correggenza, perché non c'era nessuna regola per stabilire come un duca dovesse succedere all'altro, e quindi spesso la successione era violenta, e la correggenza poteva essere un modo per evitare appunto queste violenze e avviarsi verso una successione di tipo ereditario che fu sempre molto controversa. Per il resto ignoriamo tutto delle istituzioni veneziane del periodo. Il fatto però che nel 775 sia stato fondato il primo episcopato nella Laguna, nell'isola di Olivolo, ci indica quantomeno un consolidamento della popolazione lagunare e dei suoi quadri sociali, tale da richiedere appunto l'istituzione di un episcopato. Veniamo al confronto con i Carolingi, che è quello decisivo di questa storia. In una prima fase, i Carolingi non si erano interessati all'area lagunare, lo fecero negli anni successivi all'Ottocento, nell'ambito del confronto generale con Bisanzio. I Franchi attaccarono la Venezia nell'809-810, guidati dal re Pipino, figlio di Carlo Magno, e la conquistarono temporaneamente, un fatto questo sempre negato dalla storiografia veneziana successiva, lo stesso Giovanni Diacono lo nega, ma che invece è evidente sulla base delle fonti del periodo. Fu il ritorno nell'Adriatico di una flotta bizantina che sbloccò la situazione, portando i Franchi a ritirarsi. E poi, come è noto, la lotta tra i due imperi terminò nell'812 con la pace di Aquisgrana, che è ricordata qui nella slide, che lasciò Venezia nell'area di influenza bizantina. Con una contemporaneità significativa rispetto a questi fatti, a partire dall'811 il nuovo duca Agnello Particiaco trasferì il centro del potere politico e religioso del Ducato sulle isole di Rialto, dove si ebbero in un breve volgere di anni dapprima la fondazione del Palazzo Ducale e del Monastero di San Zaccaria, successivamente quello della Chiesa di San Marco, tutte fondazioni opera della famiglia dei Particiaci. Questa serie di fondazioni è la prima prova del livello di ricchezza raggiunto dalle élite politiche del Ducato. Il risultato di queste azioni fu la nascita del primo embrione della Civitas di Boalti, la città di Venezia. La scelta dei Particiaci, la prima dinastia ducale veneziana, la prima vera dinastia ducale, a favore di Rialto, chiuse un lungo periodo, circa un secolo, in cui si erano alternati come sede del potere ducale centri come Cittanova dapprima, sulla terraferma, e poi Malamocco sull'isola omonima. Un periodo in cui, dal racconto di Giovanni Diacono, che è tutto quello che abbiamo, è impossibile identificare con chiarezza i diversi partiti che si combattevano l'uno contro l'altro, che secondo molti storici sarebbero stati a favore o contro Bisanzio, oppure contro i Franchi, oppure ancora orientati a una presenza forte in terraferma o proiettati verso lo sviluppo dell'attività mercantile. La mia impressione invece è che si trattasse di lotte interne per il potere e nient'altro, senza grandi legami, se non puramente strumentali, con quanto accadeva al di fuori del Ducato, contrasti di famiglie soprattutto. Con la costruzione del Palazzo Ducale di Rialto, i duchi Particiaci, Agnello e i suoi due figli, Giovanni e Giustiniano, spostarono definitivamente il centro politico del Ducato verso il Canal Grande, emarginando Olivolo e altre isole ancora più remote come Torcello e Malamocco. Questa scelta non era stata indolore, visto che gli interessi familiari dei Particiaci originariamente erano lontani da Rialto. Sappiamo che possedevano terreni con una piccola chiesa di famiglia in terraferma nella zona del Brenta. È una prova,
dell'impatto dei cambiamenti degli anni 811-812, probabilmente cambiamenti spinti da Bisanzio, che favorì lo spostamento del potere ducale in un'area più lontana dalla terraferma rispetto a Malamocco, dove era stato fino allora, e fu sempre Bisanzio probabilmente a imporre Agnello e i Particiaci come duchi a Venezia. La costruzione del palazzo portò alla costituzione di una cancelleria, e infatti il primo documento d'archivio veneziano conservato, seppure in copia, fu emesso nell'819. In questo documento si narra che Agnello e suo figlio Giustiniano, per grazia di Dio duchi della provincia della Venezia, si riunirono a Rialto insieme al patriarca di Grado, al vescovo di Olivolo e a tutti i veneziani per fondare il monastero ducale Sant'Ilario Benedetto proprio sul terreno che ho appena citato e che i patriciaci possedevano vicino al corso del fiume Brenta. Come vedete dalla carta, sulla sinistra c'è il monastero di Sant'Ilario. E qui vi faccio anche vedere un po' di mosaici che si trovano adesso nel cortile del Museo Archeologico, sono molto belli, quasi tutto quello che resta, poco altro, insomma, di questo importante monastero, il primo monastero ducale, e poi seguito da San Zaccaria. Il documento dell'819 testimonia l'esistenza e il funzionamento di una vera e propria assemblea politica all'interno del Ducato, un'assemblea che Giovanni Diacono aveva anticipato di un secolo rispetto alla realtà, quando aveva parlato del 713. Il potere ducale del Duca appare solido, è circondato in assemblea dalle più alte cariche ecclesiastiche e dai tribuni a lui subordinati, ed è insediato nel primo nucleo della Civitas Rivoalti. In tutti i sensi, mi sento di dire che la preistoria del Ducato veneziano era finita, il primo nucleo di Venezia città ormai era nato, anche se, attenzione, bisogna dire che il processo di urbanizzazione fu molto lento. Per esempio, le isole di Dorso Duro furono rese abitabili solo circa 70 anni più tardi. Quando nell'828 arrivarono le reliquie di San Marco d'Alessandria, e questo è un passo famosissimo di Giovanni Diacono, portate dai mercanti veneziani, esse furono accolte nel Palazzo Ducale, mentre si avviava la costruzione della chiesa di San Marco. Questo è un fatto importante perché voleva dire che il Duca controllava direttamente il nuovo culto del santo, che era destinato a diventare rapidamente l'elemento fondante dell'identità della società veneziana. E infine, la tradizione veneziana dette anche grande importanza a quanto fece intorno al Novecento il Duca Pietro Tribuno, sempre in termini di urbanizzazione, che, come vedete in questa slide, è sempre un passo di Giovanni Diacono, avrebbe costruito un muro che andava dall'isola di Olivolo al Canal Grande. E la tradizione dette molta importanza, prima di tutto perché le mura sono un connotato classico di qualunque città degna di questo nome, quindi senza mura non c'è una città. Sia perché il muro, unito alla catena che il Duca, come vedete, avrebbe fatto mettere all'inizio del Canal Grande, ricordava l'analoga combinazione muro-catena che esisteva a Bisanzio sul Corno d'Oro. Ma in realtà non possiamo certo dire che Pietro avesse fondato la città di Venezia, semplicemente aveva fatto una fortificazione per proteggere l'ingresso nel Canal Grande. L'avvio decisivo alla nascita della città è stato dato con la scelta compiuta da Agnello Particiaco nell'811. Questo mi sembra un dato che può, diciamo, in qualche maniera chiudere questo processo iniziale di formazione, di urbanizzazione di Venezia. Sono in chiusura, però prima di chiudere devo spiegare quello che può sembrare una lacuna singolare, visto che parliamo di Venezia. Mi riferisco al commercio, attività che ognuno di noi lega indissolubilmente a Venezia. Non mi sono naturalmente dimenticato del commercio, soltanto ho fatto una scelta molto precisa. Infatti ritengo che lo sviluppo del commercio del Ducato veneziano segua la maturazione delle sue strutture politiche e non la preceda. Per questo motivo ho privilegiato in questa conferenza, questa lezione, l'aspetto istituzionale della più antica storia veneziana, perché furono proprio le caratteristiche politiche e soprattutto militari del Ducato che permisero alla Laguna di sviluppare una sua dimensione autonoma e poi di dare vita alla città stessa, costruendo così le basi del suo successivo straordinario successo commerciale. Quindi c'è una sequenza che non è quella forse che uno si aspettava. Dunque, non posso trattenermi molto, naturalmente, ma voglio sottolineare alcune cose con anche un qualche rapidissimo esempio. A riprova di quanto sto dicendo, voglio sottolineare che le prime testimonianze significative del commercio veneziano non sono precoci. Un esempio molto significativo, il re Liutprando, andiamo un po' indietro, che come abbiamo visto aveva fatto l'accordo
con il Ducato Venetico nel 713, nel 715 fece un importante trattato commerciale, un trattato commerciale che riguardava merci, tra cui anche merci orientali come il pepe, che dovevano risalire i fiumi padani. Ma lo fece con Comacchio, un centro dell'Italia bizantina verso il delta del Po, e non lo fece con Venezia. Questo significa che Venezia in quegli anni, dal punto di vista commerciale, contava ancora molto, molto poco. È ovvio, e abbiamo visto già dalla lettera di Cassiodoro, che una certa attività mercantile degli abitanti della laguna doveva esserci sempre stata. Ma il sale che essi commerciavano era la prova solo dell'avvio del commercio su larga scala. Di un commercio però che era ancora debole. Il commercio basato sul sale è ritenuto un commercio ancora, diciamo, di tipo primitivo, tra virgolette. Solo sul sale. Ripeto quindi, le prime prove di un'attività commerciale importante di Venezia sono tutte successive a quando il Ducato aveva ormai raggiunto una certa definizione autonoma. Non sono più antiche della metà del secolo VIII, una delle più antiche è questa, che ci fa vedere che i mercanti veneziani andavano a comprare schiavi nella piazza di Roma, siamo intorno al 740. E le testimonianze si infittiscono soprattutto nel secolo successivo, quindi un po' dopo anche la scelta di Agnello Particieco, quando l'inserimento nell'area economica dell'impero carolingio, che si estendeva fino al mare del nord, dilatò enormemente le possibilità per i mercanti veneziani, uno spazio commerciale unificato, diciamo, in cui potevano agire. Allora la ricchezza raggiunta dalle elite del Ducato, già dimostrata, come vi ho detto, dalla costruzione del palazzo di chiese e monasteri, trova un riscontro preciso nel testamento del Duca Giustiniano Particieco, redatto nello stesso anno dell'arrivo delle reliquie di San Marco, l'828, un testamento che rivela come il Duca stesso fosse ormai pienamente coinvolto nell'attività commerciale per mare. Tre esempi telegrafici per chiudere. Il patto dell'imperatore Lotario, che ho già citato, prevedeva, 840, il libero transito dei mercanti veneziani all'interno del Regno Italico. È una disposizione che rivela l'esistenza di un consolidato volume di traffici. Più o meno negli stessi anni, i veneziani coniavano un denarius, che è la moneta carolingia d'argento, ma con un peso differente da quello delle altre terre dell'impero e con la scritta Venecias, lì a destra, su uno dei lati della moneta, mentre sull'altro c'era il nome dell'imperatore Ludovico il Pio. È chiaro che una simile moneta era uno strumento fondamentale per commerciare nelle vaste terre carolingie. Qualche anno dopo, e questa è l'ultima slide, i veneziani appaiono negli inventari dei beni dei grandi monasteri padani, le cui proprietà erano immense, come Santa Giulia di Brescia, Bobbio, appaiono come frequentatori regolari con le loro navi dei porti di questi monasteri nell'ambito di un traffico mercantile che si svolgeva su tutta la rete del bacino del Po e dei suoi affluenti, che arrivava fino a Milano e Pavia e poi ancora più in là, al di là delle Alpi. Quindi sono dei progressi prodigiosi, quelli nel corso del secolo IX, del commercio veneziano del secolo IX, sui quali evidentemente non mi posso fermare, né li posso sviluppare. Però, ribadisco, questi progressi sarebbero incomprensibili, o meglio impossibili, se non avessero avuto alle spalle la complessa trama storica, istituzionale, politica e militare che ho cercato di delineare in questa conferenza. Grazie. Grazie Stefano per essere riuscito a sintetizzare una questione così complessa e articolata, e per la tua lettura di una fonte privilegiata, della fonte privilegiata, possiamo così dire, che è la cronaca di Diacono. Io vorrei, questo sarebbe il momento, Stefano, della discussione pubblica con le questioni poste dalle amiche e degli amici dell'Ateneo, e non sarà fatto, né io mi incarico del compito di tradurre o di immaginare gli stimoli che possono essere sorti dalla tua così intelligente, acuta lezione. Provo però a trarre, come dire, dei fili rossi, delle linee di sviluppo o di attenzione che mi sembra, tra le varie, siano emerse da quanto hai detto. Le segnalo così, per l'importanza specifica della congiuntura del periodo che hai raccontato, ma anche in una prospettiva di più lungo periodo. Allora, provo a elencarle in modo un po' schematico e un po' confuso, così.
Allora, parlare di origini è parlare di una cosa complicata e controversa, naturalmente, questo l'abbiamo capito. È ricorso più spesso, più volte, nella tua lettura, il termine oscuro, confuso. E questo è un dato che dobbiamo tenere presente quando ci poniamo di fronte a documenti così risalenti. Abbiamo visto anche l'uso di altre fonti che certamente... per gli specialisti della storia alto medievale, ma per gli storici sono così importanti. Io non sono uno studioso di Medioevo, ma ricordo dai miei corsi universitari, dalle mie letture, anche dalle letture del grande storico che evoco per la seconda volta, Marc Bloch, l'importanza di questi inventari di monasteri per comprendere la cultura materiale, la vita dei mercanti, la vita della società. E quindi pongo questo elemento, come dire, un po' positivistico del dato di fonte che interessa sempre i nostri ascoltatori. Un secondo aspetto è determinato da un altro punto che resta quasi implicito, se ho capito bene quanto hai detto, e cioè dal ruolo delle famiglie, dal ruolo di questi clan, di queste famiglie larghe. Ricordiamo che poi 700-800 anni dopo le vicende che hai raccontato, un elemento di distinzione all'interno della lotta tra famiglie, quando le istituzioni veneziane naturalmente diventeranno molto più complesse, ecco, e articolate, sarà proprio questo, e cioè il poter vantare un'origine, un cognome che risale, diciamo così, ai padri fondatori, se posso utilizzare questo termine, e delle lotte e dei conflitti tra questi clan. Uno dei miti veneziani, forse vediamo anche questo in nuce nella cronaca di Diacono, sta in questa sorta di apparente assenza di conflittualità interna, che invece c'era, come sappiamo benissimo, no? E quindi l'attenzione appunto al ruolo di questi cognomi, di queste gentes, no? Che caratterizzano così fin dall'inizio la storia della città, se possiamo definirla città, perché anche qui abbiamo capito che c'è un policentrismo, no? Un altro aspetto che mi sembra utile sottolineare, tu hai detto, mi sono soffermato sulle istituzioni, sul ruolo della istituzionalizzazione della società, ancora magmatica, complessa. Bene, sappiamo, lo vedremo meglio, anche quando poi ci porremo di fronte ai quadri o alla letteratura o vedremo le altre testimonianze archeologiche, sappiamo quanto nel mito di Venezia conti, ho citato prima Sanudo, ma potremmo fare molti altri nomi, contarini nel corso del primo Cinquecento, Paolo Paruta nel Cinquecento avanzato, conti proprio la logica, per così dire, delle istituzioni, lo spirito delle leggi, no? Che si fa potere in istituzioni concrete. L'ultimo tratto, ce ne sarebbero molti altri, ma voglio dire così, l'ultima sottolineatura, l'ultima chiosa, l'ultima nota a piè di pagina è quella dei mercanti, no? Di questa abbiamo visto la celebre lettera di Cassiodoro, ma anche le ultime cose che hai detto. Questa importanza, come dire, di una civiltà che anche... come dire, nel mito diffuso nel corso dell'Ottocento e del Novecento, non dell'Ottocento-Novecento tuoi, naturalmente qui quando si parla con uno studioso di alto medioevo bisogna precisare, insomma, nel XIX e nel XX secolo, è rappresentato proprio da Venezia come comunità mercantile. La grande storiografia contemporanea su Venezia, che nasce, come ha notato una studiosa non a caso di storia medievale, Daniela Rando, nasce in ambito tedesco tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e l'interesse fondamentale di questi studiosi che iniziano la storia scientifica della città è proprio determinata da questa attenzione per un rapporto così stretto che c'è tra le istituzioni politiche e la capacità commerciale, economica, espansiva, appunto determinata da questo connubio. Quindi grazie Stefano per tutti questi stimoli, grazie a chi ci ha seguito fino ad ora, invito tutte e tutti a mercoledì prossimo, quando cercheremo di articolare ulteriormente
ponendoci di fronte ad altri problemi e ad altre questioni, il nostro quadro. Buonasera e arrivederci.